Ciao bestioline, oggi per la rubrica in cucina con Oni, minestra di zucca. Io ho preso la zucca che avevo surgelato settimana scorsa perché non avevo fatto in tempo a farla. L'ho unita delle patate che ho sbucciato ovviamente e una cipolla tagliata grossa. A questo punto vado ad unire abbondante acqua, mettiamo anche un po' di acqua. Più che una minestra direi che sarà una vellutata. A questo punto vado ad accendere il fuoco e lascio bollire. Ecco qui, le nostre verdure sono pronte, sono morbide. A questo punto vado a metterle in un contenitore e prima di frullarle le faccio raffreddare un pochino, anche perché sennò vado proprio a rovinare il mixer. Non buttate, mi raccomando, l'acqua di cottura, ci servirà poi successivamente per allungare la nostra vellutata in caso. Qua le verdure, scusate per il vapore, ma è normale. Ho lasciato già dentro un po' di acqua, questa la tengo da parte e adesso lascio raffreddare. Le mie verdure si sono un po' raffreddate, non del tutto, come potete vedere dal vapore che continua ad uscire. A questo punto posso andare a condire. Metto un pizzico di sale, del pepe bianco. Io abbondo sempre col pepe perché ne vado pazza e inizio a mettere un filo d'olio. A questo punto vado a frullare tutto con il mio mixer immersivo. Ecco qua, ho frullato e mi sono resa conto che risulta troppo denso, quindi vado a prendere l'acqua di cottura che avevo tenuto da parte e vado di nuovo a frullare. Tra l'altro, ho appena scoperto che Oni odia il rumore del frullatore a immersione, quindi abbaia come un pazzo. Bene, la nostra vellutata di zucca è pronta, come potete vedere. Adesso sta a voi se decidere se servirla subito con un filo d'olio extravergine a crudo, giusto per esaltarne il sapore, oppure porzionarla e congelarla fino al momento in cui poi andrete a mangiarla. Questo è tutto, io e Oni vi salutiamo e ci vediamo alla prossima.